Zombie Apocalypse. Buonasera a tutti ragazzi. Finalmente sono da solo, faccio un video da solo, sono riuscito a farla sparire con un battito di mani. Speriamo che non riappaia. Cavolo, lo sto. No, aspetta. La sto sentendo. Ti piacerebbe? No, non sono capito. È il mio canale e questo sì. Allora facciamo il serio. Benvenuti e bentornati sul mio canale. Ah, ok. Spero se mi sono permesso. Fate gli scherzi, non potresti vivere senza di me. Oggi andiamo a parlare di quanto è importante e perché è importante discutere con il proprio partner, indipendentemente se marito, fidanzato, amoroso. È una cosa che ci rende più più, diciamo, affiatati, sì, più... Ma anche comunque se quando due persone non litigano per niente, neanche per nessuna cosa, né minimamente, né magari sfogandosi anche, implica un po' che l'interesse da parte dei due partner non c'è più di tanto, quindi sta scemando e quindi dopo diventa anche un po' un problema. Questo con ciò non intendo, sarà una relazione piatta, sì, non si intende, per non dire che bisogna litigare da lanciarsi i coltelli, quello no. O tutti i giorni, no, H24, no. Logicamente intendiamo le litigate che servono per magari sfogarsi, per esprimere il proprio essere, per far capire all'altra persona che magari qualcosa non ci va bene, cioè le litigate, però quelle produttive, non esatto. Quelle improduttive, perché quelle improduttive sono improduttive, già il termine è abbastanza chiaro. Solo perché è l'unico modo per conoscersi al meglio, sì. No? Logicamente le discussioni vengono fuori perché si è in disaccordo, no? Perché se si è in accordo non si discute. Di solito almeno. Poi ci sono certi casi che comunque sono strani e che discutono lo stesso, però vabbè, tralasciando i casi eccezionali, una discussione viene perché ci sono due opinioni diverse, quindi essendo che queste due opinioni sono discordanti, vuol dire che ci sono due pensieri diversi, e questo poi non si sa chi è che ha ragione, chi è che ha torto, perché ognuno pensa di aver ragione a prescindere. Esatto, quindi probabilmente non raggiungerete quello che sì, è un accordo, un punto di incontro. Sì, quindi almeno che uno dei due, appunto, grazie a una discussione, a un litigio, magari capisce come la vede l'altra persona. Ha parlato. Okay. E quindi si riesce ad esprimere in questo modo, logicamente è assolutamente no a violenze di qualsiasi tipo, litigi verbali come ha detto lei, le altre tipologie di litigi sono disapprovate da me, da lei e penso da tutte quante le persone di intelligenza di questo mondo. Esatto. Quindi un po' così, secondo me nel nostro parere, è un po' così te, cosa... Sì, beh, bene o male le cose che dovevi dire le hai dette, nel senso che è importante litigare nel limite del rispetto della propria persona e niente, raggiungere quello che è un accordo. Molto probabilmente non raggiungerete nessun accordo, quindi non continuate nella stessa discussione perché... Non vi porterà niente. È difficile cambiare l'idea di una persona se non capisce lei stessa che magari non ha detto tutto quanto giusto o comunque non ha totalmente ragione, perché se una persona non c'è più sordo di uno che non vuole ascoltare, quindi se uno proprio non vuole ascoltare non riuscirete mai a fargli cambiare idea, almeno che non avvenga qualcosa per la quale magari riesce a
capirvi o comunque proprio cambiare la sua opinione, ma deve essere un evento che accade o magari fisicamente o durante la vostra vita di coppia che la fa magari ragionare o lo fa ragionare. Infatti, cioè nel senso, anche se non riuscite a raggiungere un accordo su un argomento, se quell'argomento non è fondamentale per, non so, la vostra vita di coppia o il vostro futuro insieme, allora Sì, solo sorvolate, nel senso non lasciate è perdere o importante. comunque magari lo riprendete più avanti in maniera un po' blanda, perché comunque Balanda, bello, mi piace. le discussioni, quelle importanti genericamente o si riesce a coincidere i due pensieri o se no si rischia proprio di non essere adatti l'uno per l'altro. Quindi se continuate ancora ad essere una bella coppia e magari avete dei litigi, ma probabilmente sono cose che sono abbastanza secondarie, non sono discussioni o argomenti proprio importanti per la Aspetta, vostra allora vita di dobbiamo coppia. definire, diciamo, gli argomenti importanti, nel senso che a livello di vita di coppia, ovviamente intendiamo, si parla di qualcosa che non vi fa star bene, come per esempio la condivisione della vostra religione, piuttosto Sì, che... magari non so, la decisione appunto di avere una famiglia, cioè di avere figli o Esatto. meno, quella lì può essere una fonte di divisione. Anche del lavoro. Sì, se una Ok. persona vuole solo concentrarsi al lavoro e non avere una famiglia, quello può essere un Piuttosto che problema. magari una persona vuole fare un lavoro che però l'altra persona Sì, non non accetta. considera tale, esatto. Questo è, bisogna vedere un po' le priorità, comunque questi sono gli argomenti un po' più fondamentali, se magari c'è proprio una cosa che non va bene, per esempio, non so, questa persona qua ti considera meno o della sua famiglia, anche questo un po' molte volte parlando è un argomento proprio di divisione perché se tu scegli sempre la tua famiglia e non dai anche attenzione o comunque valore al tuo partner, sai che uno dei due lo perdi e la maggior parte è il partner Diciamo perché. che da questo punto di vista, cioè da quello che stai dicendo, in realtà sì, la famiglia è quella Importantissima. con cui hai, Però dopo la tua famiglia inizia a inizia a costruirla con il costruirla tuo con un'altra partner, persona. esatto. Non è che costruisci la tua famiglia con tua mamma e tuo papà, a un Quello che certo sto punto dicendo, non ci quindi... saranno più e quindi dovrai andare con la persona con cui hai un rapporto, con cui ti sei innamorato, con cui ti sei E sposato. ti creerai quella che è E la tua sì, appunto, famiglia. quindi creerai la tua di famiglia. Quello molte persone magari, anche quando magari sono anche giovani, non capiscono, però devi capire che sì, è importante quello che ti dice la tua famiglia. Però ricordati sempre che la vita non è della tua famiglia, la vita che stai vivendo è tua, il tempo Esatto, che ben stai detto. mettendo in qualsiasi cosa stai facendo, anche un rapporto che stai costruendo, è tuo e non ti verrai mai tornato indietro. E quindi dai valore soprattutto alla persona con cui stai accanto e dai la valore al tempo che stai impiegando a A costruire costruirci questo qualcosa con questa rapporto. persona. Esatto, ben detto. Devi aggiungere altro? No, vabbè, altri argomenti, logicamente se una relazione è aggressiva, quello è anche un argomento, non è neanche tra virgolette un argomento, ma è una cosa basilare che secondo la mia opinione non ci deve essere. Vabbè, non si parla proprio di litigare, questo è proprio oltre, Sì, diciamo. l'ho oltre la litigata, ma non va a prescindere bene questa cosa qua. Questo è un Esatto. argomento proprio di chiusura, secondo me. E Della sì, relazione, della relazione, proprio una cosa negativa che non va bene. Una relazione deve essere fondata sul positivo, non sul negativo, perché negativo più attrae altro negativo e poi diventa una montagna di negatività che è meglio evitare. Logicamente gli altri argomenti, secondo magari la mia opinione, in cui stiamo sempre
parlando dei nostri pensieri, sono argomenti che magari possono essere trattati magari diversamente, possono essere trattati in tempi e modi diversi, quindi magari ci può Quindi essere un possono. cambiamento di idea dall'altra persona. E quindi sono un po' meno, sono secondari, non sono importanti quanto i primi, quindi lì si Sicuramente può anche un po' tralasciare. prima o poi Sì, possono raggiungere appunto. una soluzione, insomma, Sì, non sono definitivi per appunto la coppia, coppia. sono un po' più blandi. Brandi. Sì, io Beh, direi so. sì, soft. Va bene, io niente, tu hai finito di Sì, aggiungere. non ho nient'altro da dire, tranne che comunque sarebbe sempre meglio come persone cercare di non mordersi la lingua, perché se una cosa devi dirla è giusto anche per te stesso che di esprimerla, perché dopo se no ci stai male dentro, no? Però di dirla magari in In un modo diverso, maniera in modo diverso. diverso, in maniera un po' più accogliente rispetto anche al pensiero dell'altra persona. Sì, delicatamente Sì, direi, ecco. ok? Anche sì, bravo, hai detto bene. Va bene, allora niente, io spero di esservi in qualche modo d'aiuto. Ovviamente per qualcosa scriveteci in privato, iscrivetevi sul nostro canale. Adesso è diventato nostro. E niente, ci vediamo ovviamente ogni lunedì con dei consigli a livello di coppia. E anche a E molti altri, non solo sulla coppia. niente. E spero vi sia piaciuto. Se vi va, lasciateci un like, un commento, qualunque cosa. E niente, ci vediamo sul prossimo video. Mi raccomando, Ciao! iscrivetevi sul canale. Ciao ciao. Ciao!